Eccoci, ciao ragazzi, non so se mi sentite, mi date un feedback audio appena potete. Provo anche che sia a posto un po' tutto. Ciao Nico, adesso diamo un'occhiata un po' a tutto, però non ti fidare tanto perché ieri ho fatto delle prove, ho fatto un po' di cose a caso e non stava andando benissimo, quindi non so cosa faremo, cosa riusciremo a fare. Se mi metti il telefono qui con la chat, così mi posso rispondere. Facciamo una cosa, mettiamo la chat a schermo, perché comunque abbiamo questa possibilità. Allora, ok, bene, meglio. Allora, sì, quindi questo è Car Mechanic Simulator. Ciao Devian. E non so, è stata una scelta un po' a caso dell'ultimo momento, perché avevamo uno spazio per fare una live pomeridiana su PlayStation Now, cioè, che offre questo giochino. E quindi, come live leggera per me, che è un rientro dalle vacanze, e quindi per me fa piacere darvi il bentornati, anche se comunque il canale è già andato live questa mattina e negli altri giorni. E niente, adesso andiamo a vedere un po' in cosa consiste il gioco. Ieri sera l'ho provato un po' per capire un po' per capire un po' come funziona. È letteralmente un simulatore di officina meccanica, in cui riceviamo degli ordini di ogni tipo, ovviamente legati al mondo dell'officina. Domenica, allora, non c'è niente di programmato, non è detto, magari viene fuori qualcosa un po' a sorpresa, quindi vediamo, non c'è niente di specifico al momento, però non si sa mai, magari qualcosa viene fuori, magari una coppia, vediamo chi c'è, chi non c'è, che siamo ancora un po' tutti in fase di rientro, quindi ci stiamo anche riorganizzando. Dicevo, ieri ho provato un po', ho cercato di capire un po' come funziona. Non è semplice, non è un gioco facile, quindi magari può sembrare stupido da fuori, ma in realtà è un gioco in cui devi avere magari anche un minimo di conoscenza a livello meccanico, perché lui non ti spiega letteralmente niente, sei completamente in balia di te stesso. Quindi andiamo un po' a continuare la mia partita di ieri, in cui avevo qualcosa di aperto. Praticamente non velocissimi. Infatti, ho scoperto che questa non c'è il numero, cioè non c'ha un numero davanti. In realtà è l'edizione 2018, ci sarebbe anche la 2019, 2021. Non so cosa cambi, penso ci sia qualche pezzo in più, qualche macchina. Allora, questa è la mia piccola officina, perché si comincia letteralmente da niente. Ciao Renak, benvenuto in officina. Se hai problemi con l'auto, qua siamo a disposizione. Come vedi me la sto cavando benissimo. Qua un'auto messa sul ponte senza motivo, perché ieri volevo provare, l'ho lasciata qui. Ciao Joel. Io ho smontato la gomma, la ruota, che poi ho portato qui. Smonta gomme e ho smontato la gomma. Infatti, se io apro l'inventario,
mi trovo la gomma tutta smontata senza motivo. Dico senza motivo perché l'ordine del cliente era molto specifico. Questo ve lo faccio vedere. Praticamente quello che io dovevo controllare erano tutta la parte che riguarda i freni, quindi la pompa ABS che sono riuscito a riparare. Il disco dei freni, allora, non è che non ho riparato, ho sbagliato, nel senso che ne ho comprato uno nuovo perché quello che avevano loro, quello che aveva la macchina, era completamente distrutto. Proprio perché l'ho montato sulla ruota sbagliata, quindi adesso devo trovare il giusto disco dei freni difettoso e metterlo nel punto giusto. Quindi ho fatto un lavoro un po' a metà. Stesso discorso per la pinza del freno, l'ho trovata, l'ho comprata nuova, ma l'ho montata sulla gomma sbagliata. Invece col disco dei freni ventilato sono stato più bravo. Quindi, intanto cerchiamo di recuperare la gomma, quindi montiamo la gomma che ho smontato. Faccio il cerchio. No, non esiste il tutorial, cioè, o meglio, esiste, ma ti spiega soltanto a cosa servono le varie aree dell'officina, ma non ti dice cosa devi fare, perché, a cosa serve una cosa, non te lo dice. Sei tu, sei già meccanico, sei già ingegnere istruito, vai tranquillo. Quindi rimontiamo la gomma. Vedete, comunque c'è anche l'animazione di tutta la gomma. Il cerchione è un po'. Sì, mi buttano così come se sapessi fare tutto, però ci proviamo. Come vedo, sono riuscito a metterla sul ponte. All'inizio non capivo come fare, poi ci sono riuscito. Prendiamo la gomma montata e la rimontiamo alla macchina con questa livrea molto particolare. Adesso lui mi dà una panoramica di tutti i pezzi dell'auto. Entriamo in modalità montaggio. Ovviamente qua mi spunta la sagoma della gomma che ho tolto. Quindi tengo premuto X per montare il pezzo. Necessariamente qua devi montare. Allora, mettiamoci, a meno che non mi manchi ancora un altro pezzo. Vediamo cosa c'è nell'inventario. Cerchione, ok. Ah, non mi fa montare la gomma. Per caso giustamente non ho elementi. Ma io ce l'ho la gomma, sì, ho. Ecco, sta andando male. Adesso io lascio la macchina così com'è. Vediamo un po' come dall'altra parte. Cerchiamo il classico. Montaggio, perché il pezzo ce l'ho, cioè la gomma. Ok, è la gomma che abbiamo appena rimontato, che io ho preso da qui, quindi la dovresti prendere. Allora, ieri c'era la radio accesa, che io potrei accendere la radio, ma con della musica fastidiosissima che ho staccato, quindi in quel caso scleravo da morire. Invece qua me la prendo con calma, in silenzio, cerco di capire perché non mi fa montare la gomma. Vediamo perché. Dovrebbe darmi la possibilità di montarla. Ma sì, magari impari pure due cose, soprattutto se capisci poi cosa fare. Qua in teoria io devo riuscire a montare la gomma. Ma forse c'ha ragione lui.
Già lui. Ecco, c'era già lui. No, non c'era già lui. Perché me lo dovresti montare. A meno che lui non vuole che lo monti a pezzi. Anche se io l'avevo smontata tutta per intero. Facciamo il problema a rismontarla. Anche se secondo me è strano, smontare. Adesso io non sono meccanico, però secondo me si poteva anche mettere tutto insieme. Se qualcuno è meccanico tra di voi mi dica se funziona così. Ritorniamo qui. Modalità montaggio. Cerchiamo, ce l'ho. Ma no, infatti. Perché non me la fai montare? Rimontiamola. Sto notando che la telecamera è un po' troppo più alta di me. Cerchione, gomma. Guardiamo questa, cioè cerchione, la gomma, sempre premo X, me la fai smontare, infatti mi chiedi di svitare, quindi che problema hai? Noi la ridiamo così senza gomma, tanto non possiamo stare qui a perdere tempo per lui. Non riusciamo a montare la gomma perché non lo so, ieri l'ho smontata, ieri sera l'ho smontata, adesso rimane qui. Rimane qui. Ciao bro, potevi provare a farla cadere dal ponte, dico, e poi spiega che è stato un incidente, cosa che capita. Infatti è un po' ambiguo come ruggine. Questo è anche sangue vecchio, sangue represso. Allora. Vediamo perché non me la fa montare. Niente, qui ragazzi, gliela ridiamo senza gomma, poi si arrangia. Non so perché non me la faccio montare. Controlliamo una cosa nell'inventario. Ah, forse ho capito perché, forse va fatta l'equilibratura, perché giustamente l'ho smontata. Ovviamente l'ho smontata tutta e quindi andrebbe fatta questa cosa. Sono sulla buona strada per aprire un'officina. Forse. Aspettiamo. Ah, ce la facciamo. Forse ce la facciamo. No, ma in caso la lascio lì e prendiamo un altro ordine, non è un problema. Poi al cliente ci penso io. Massimo gli dico, guarda, non c'è niente da fare, è da buttare. Vediamo se adesso la gomma può essere montata.
Oh, ecco, andava equilibrata, giustamente c'ha ragione anche lui. Ciao Disti, finalmente ho capito come rimontare la gomma, perché non capivo come fare, finalmente ce l'ho fatta. Rischiavo di dare ridare indietro la macchina senza una gomma. Ok. Fatto questo, vediamo cosa manca da sistemare. Diciamo, l'ordine dice che c'è un disco dei freni rotto. No, no, ma c'è di peggio. Disco dei freni rotto e pinza del freno da sistemare. Dobbiamo individuare quali sono. Perché, come dicevo all'inizio, io ieri ho sbagliato e ho messo tutto, comprati i pezzi nuovi, li ho messi tutti qua. Ma in realtà sono dei pezzi distribuiti su tutte le gomme. Quindi entriamo in modalità controllo. Lui mi segnala di rosso quello che è rotto. La gomma è arancione, vuol dire che non è proprio al massimo. Mi sa che devo ritogliere la gomma. Dopo aver capito come rimontarla, la devo togliere. Poi vediamo se qui c'è qualcosa da sistemare. Oh, ecco, la pinza del freno guasto era qui. Invece ho montato quella nuova lì sbagliando. Adesso non mi ricordo se ho venduto, perché sono un poveraccio, se ho venduto quella vecchia che ho smontato. Comunque, allora, per togliere la pinza dobbiamo prima togliere la gomma. Di nuovo, andiamo a guardare i bulloni. Perfetto, tutto arrugginito. Ah sì, dite, c'era l'opzione vendi, la vuoi vendere, condizione 1%. Ho detto vendiamo, 40 dollari, va bene. Ah, le pastiglie, io non le ho comprate le pastiglie, forse. Vediamo. Ah, prima devo smontare questo. Non si incavola. Mi è stata pochissimo. Ok. Anche il disco è messo male qui. Bene. Credo. No, no. Cioè, è messo male, ma boh, lo lasciamo lì. Sta male sta macchina comunque. Ma io la rottamo. Allora, quindi abbiamo smontato. Pinza del freno, ecco, ancora qui non l'ho venduta, meglio. Meglio. O meglio, questa è quella che ho smontato adesso, questa è quella di ieri sera, quasi quasi, io faccio lo scambio e gli metto la pinza del freno vecchia, comunque al 56% dietro, tanto, che potrà mai capitare. No, no, che vendi, stai calmo. Adesso poi vediamo se me la fa valere come cosa. Allora, montiamo la pinza del freno. Quella sua usata ma nuova. E la voglia, sì, è proprio una bestia. Può fare un sacco di chilometri. Cilindro non mi sembra tanto a posto, però noi lo montiamo comunque. Ok, adesso vediamo se ce l'ha fatta valere come modifica efficace. Stato vettura per lui va bene. Se sta bene a lui, figurati a me che cazzo me ne frega. Basta che paghi. Quindi rimontiamo la gomma. Certo, si vede che è un gioco PC perché l'interfaccia è proprio da PC e con il pad non è proprio comodissimo. Anche questa è fatta. Diciamo, adesso cerchiamo, manca l'ultimo pezzo che era, abbiamo detto. No, questi sono gli ordini.
stato della vettura, disco dei freni. Un disco dei freni è in pessime condizioni. No, aspetta, calma. Magari è qui. Magari è questa, vediamo. Modalità di controllo. Devo smontare la gomma, se no non vedo niente. Sì, mi sa che è questa. Mi sa che è questa, quindi togliamo la gomma di nuovo. Togliamo la gomma e il disco del freno è... Io non capisco niente di auto a questo punto. Posso solo rabboccare l'olio, quello so farlo. Per me è tanta roba. Disco dei freni, ha detto disco dei freni, sì, rimuoviamo. No, però ti devo togliere questo. Ma sì, è in ottime condizioni. Cioè, come nuova. Devo togliere tutto? Ah, sì. Montiamo tutto. No, a molla no, speriamo. Ok, disco dei freni al 13%, là in alto a sinistra. Non so se ne ho di nuovi, devo spendere soldi o... Vediamo. Inventario. Mi sa che lo devo comprare. Certo, ho un'officina talmente sfigata che io non ho il banco per riparare, quindi non sono in grado di riparare, posso solo comprare nuovo. C'è questo banco che però non è attivo, dovrebbe essere attivo, non lo è. Perché si sblocca con i punti abilità. Che guadagnerò completando gli ordini. Quindi un po' GDR al modo suo. Quindi freni. Sti cazzi, $70. Vabbè, $70, lo mettiamo nuovo. Ritorniamo lì. Ritorniamo lì, montaggio. Disco. Lo scherzetto di mettere quello vecchio e dire che abbiamo messo quello nuovo, ma in realtà l'abbiamo già comprato, quindi non avrebbe senso. Sì, infatti l'ho detto, non posso riparare, non so perché non c'è un banco, quindi posso solo comprare nuovo, sono totalmente sfigato. Oppure faccio il giochino di scambiare i pezzi. Da una ruota all'altra, così metto quelli magari vecchiotti ma comunque ancora funzionanti, al posto di quelli rotti che non servono più, e poi la vendo come nuova. Però, siccome sono un poveraccio, quindi cosa devo fare per campare? Guarda che bello, bello pulito. Fortunato, i clienti fortunati di aver trovato me. Rimontiamo le pastiglie, rimontiamo una pinza. Sì. Tac. Che è questo zoom? Stai calmo. E rimontiamo la gomma, il cerchione qualche. Infatti ho visto che poi si sblocca le pulitrici, quindi per togliere la ruggine magari. Al momento, ripeto, sono povero. Si fa quello che si può con quel che c'è. Ah, in teoria abbiamo finito. No, questi sono gli ordini nuovi. Abbiamo finito. Quindi abbiamo speso 1163 dollari. Sti cazzi, c'è una macchina nuova, riconsiderato quasi. Una macchina usata nuova, più o meno. 290 dollari per il bonus compiti eseguiti e 290 per il bonus lavoro. Pagamento totale 1743, diciamo, ci è andata bene. Ci prendiamo il brivido di tirarla giù prima di consegnarla. Sì. Come si tira giù? Punta. Ah, sì, è molto facile. Oddio, mezz'ora di lavoro, sì. Ci sarebbe anche un'oretta ieri sera quando io cercavo di capire cosa fare, ho cominciato a smontare un po' tutto. Ho smontato la ruota, insomma. Però sì, ok. Diciamo.
Ok. Stato della vettura. Concludi ordine. Fatto. Ok. Abbiamo guadagnato i nostri soldini. Ma non abbastanza punti esperienza che li vedete lì in alto a destra. Abbastanza punti esperienza per guadagnare un punto. Come vedete qua ci sono tutti i miglioramenti che ci portano poi in futuro. Sicuramente quando ci giocherò per ore e ore arriverò ad avere un'officina grandissima. Ma al momento ci accontentiamo, passiamo al secondo ordine. Pronto. Allora, vediamo che vuole questo tizio. Un anno e mezzo fa ho comprato a mio figlio questa macchina. Ha detto che non gli interessava nulla a parte fare il rifornimento dal benzinaio. Controlli l'olio e le gomme. Non ho capito, la usa solo per far benzina? Se lui esce, fa far benzina e torna a casa? Non ho capito. Vabbè, accettiamo. Chilometri. Però 241.000 km, non è nuovissima. Ha fatto la sua strada. Sì, sembra semplice, però vuole solo controllare l'olio e le gomme, nonostante abbia un sacco di chilometri. Accettiamo. Dove sta? Ma sai che cuore di merda. Dice, guardi. Aveva 240.000 km, non va, non va, le costa più, le costa meno comprarla nuova, guardi. Nel frattempo ci vendiamo tutti i pezzi nuovi per altre macchine. Il cofano. Sì, è una macchina di, cioè, una merda, non so cosa sia. Allora, lui vuole controllare l'olio, abbiamo detto, quindi. Infatti dice la statistica, la potenza del motore è praticamente crollata, cioè, vabbè. Quindi parti di effetto, se trovate le quattro gomme, il filtro dell'aria, il filtro del carburante, in più dobbiamo pure cambiare l'olio. Vedi che bel prezzo che ti faccio. Vai. Quindi vai sul ponte, devo cambiare le gomme. Quindi si devo mettere sul ponte, ma prima. Allora. Prima rabocchiamo l'olio, che è la cosa più veloce. Gesù mi ha detto cambiare l'olio, quindi vabbè. Non importa. Noi diciamo che l'abbiamo cambiato, io sto rabboccando. Perfetto. Lui mi ha detto controlla l'olio, non di toglierlo, quindi io ho semplicemente seguito alla lettera cosa mi ha detto. Per me l'olio va bene, quindi ne aggiungo altro, tanto per essere sicuri, però secondo me va benissimo. No, neanche io, cioè, infatti. Allora, il filtro dell'aria dove sta? Faccio un meccanico. Modalità di controllo. Ah, questo è il filtro carburante, vi ho imparato una cosa. Questo preservativo è il filtro del carburante. Il filtro dell'aria dove sta? Sì, infatti più che olio sembrava, non so, un trucco, cioè, venuta sete a guardarlo. Vabbè, comunque, abbiamo detto che. Partiamo dal filtro, esaminiamo. Io onestamente il filtro dell'aria non lo trovo, non so dove sia, totalmente ignorante. Magari è qua dentro. Devo smontare la testata. Smontiamo. Devo smontare. Cosa che la blocca. Pompa dell'acqua? No. Una cosa.
Tanto cambiamo il filtro carburante, vicino al radiatore, non è che sia meccanico. Però che... Secondo me è qui. Secondo me è qui. Bravo Nico, come cazzo stai il radiatore? Però l'abbiamo trovato comunque. Come si smonta? Ah, il clip, ha detto dove c'è tutti i clip. Ah sì, non sono rincoglionito, è chiaramente un gioco da PC portato su console. Quindi controllarlo col pad non è proprio facile. Ok. Filtro dell'aria, eccolo. Un per cento, c'è una merda. Che cazzo ci hai fatto? Ok, vediamo quanto costano, visto che sono incapace di ripararlo. No, PC. Computer di ultima generazione, motore, allora abbiamo detto filtro carburante, filtro dell'aria, quindi se l'alfabeto non è cambiato, e quanta roba c'è in una macchina, e io quello ho preso, qua non ce n'è una solo. Che marca è sta macchina di merda? Vabbè, filtro carburante sembra universale. C'è sta macchina di merda. Che marca è? Smo. Emden, se la metto come segui pezzo, quindi vabbè, questo l'ho trovato, ma c'ho un tablet invece da PC. Ah, non c'ho ancora il tablet, sono totalmente povero. Sì, posso vederlo, ma importa. Cioè, secondo me un filtro dell'aria va bene comunque, cioè uno qualsiasi. Allora, facciamo le cose fatte bene. Cioè, mi servono soldi, voglio ampliare l'officina. Cioè, è filtro dell'aria, fine. Vediamo cos'è. Inventario. Ah, ancora posso vendere intanto la merda di quella macchina. Per 2 dollari, ok, molto bene. La pinza del freno per 8 dollari, va benissimo, siamo ricchi. Disco del freno. Anche se potevo tenerli per qualche macchina futura, vabbè. Allora, la macca è... Bardock. Vabbè, dai, 11 dollari. Andiamo a montarla e poi mettiamo la macchina sul ponte. Abbiamo detto questo carburante. Qui. Nuovo. Ok. Poi filtro dell'aria, gestione dello zoom imbarazzante, filtro dell'aria, ok, mi sa che dobbiamo richiudere.
Filippini, Filippini, zoomati, zoomati. Ragazzi. Filippino, ma non fare un zoom su Filippino, che cacchio me ne frega. È uno. Filippino 2. Ecco, ho sbagliato di nuovo a fare lo zoom. Filippino 3. Sbaglio di nuovo. All'ultimo ce la faccio, non fare lo zoom. Ok. Questa è fatta. Vediamo se è tutto a posto. Dai, calmo, piano. Ok, questa è fatta. Adesso c'è solo da cambiare gomme. Però mi sa che quella storia dell'olio me la fa pagare, non lo so, questo non mi convince. Comunque, allora, sposta l'auto. Ponte A. Andiamo su. La fai così a smontare? La fai, ce la fai. Veramente un lavoro, io sto lavorando in questo momento. Comunque adesso devo cambiare quattro gomme. Ma quando poi sono tutte messe male, quindi non, il giochietto di inversione mi sa che non funziona. A meno che adesso controlliamo lo stato, se magari sono sopra il 50%, invece di cambiarle tutte ne cambiamo una, non lo so. E rimuoviamo. E rimuoviamo. Sì, no, ormai ne vado spedito, cioè qua faccio i soldi. Tra l'altro con politiche di risparmio interno nostro, efficacissime. Mi sa che devo smontarle. Mi voglio vedere una cosa, l'inventario. Mi sa che non lo posso fare il giochino, sono tutte sotto il 50%. Mi sa che mi spaccano le palle. Ma anche i cerchioni, no? Anche qui no. Vediamo quanto costa una gomma. Allora. Categoria sospensioni, vabbè. Voglio una gomma. Ah, vabbè. Sono che ti noio. Una gomma si compra dal gommista. Secondo me. Questa sono cerchioni. Belli. Se fosse mio amico gli farei una macchiata amarga. Negozio di gomme. Gli mettiamo quello d'epoca? Mettiamo quello da corsa. Che proprio da asciutto, così quando piove si fa schiantare. Secondo me quella d'epoca va benissimo. Spero vada bene, magari se non è di rompere le scatole. Proprio a risparmio totale. Ah, le dimensioni.
Cavolo. Le dimensioni della gomma. Sì. Mi sa che non la posso montare se ho dimensioni sbagliate. Allora. Non si può esaminare. Oppure devo smontarlo prima. Smontiamo. Tanto devo smontarlo comunque. Grazie, grazie, Disti. Comunque devo smontare. Ciao Nico, buon autobus. Se hai bisogno basta così, ci contatti qua. Ripariamo in poco tempo. Guarda che lavoraccio devo fare, devo smontare ogni singola gomma. Ultima. Ok, allora abbiamo detto 205, 55R16. Quanto? Ah, mi faccio 16 dollari. Sarebbe uno standard come pneumatico, però vediamo se possiamo mettere quello d'epoca. $116. Mi servono 4. Sì, ma tu. L'importante è che ci entri, poi come funziona non importa. Così, quello d'epoca magari si usura prima e lui torna da me. E gli dico, ma il mio figlio quanto cammina? Ok, vediamo cosa succede. Una cosa veloce. C'è una cosa veloce. Ma sì, cioè, diventa una bestia sta macchina. Purtroppo non ho ancora sbloccato la verniciatura, sennò farei un colore gagliardo, non so, un viola. In realtà erano le più economiche, però va bene. Certo, tu dici a occhio sembrano sportive, quindi ci ho speso comunque. Esatto, bravo. Montiamo. Cerchio va benissimo con i vecchi. Un attimo d'epoca. Sì. Ma che bello. Ma è bellissimo. Ma io lo faccio strapagare. Perfetto, prima scelta. Sentiamo. Cosa fa un meccanico tutti i giorni? Poi. Poi c'è ancora la questione dell'olio, che non mi fanno passare secondo me. Ok, andiamo a montarle. Secondo me viene molto bella. No, non me la fa montare. No. O meglio, no, forse devo fare l'equilibratura. Forse è quello il problema. Giustamente.
infatti. C'ha anche ragione. Per farne 4. Assolutamente no, cioè, la sicurezza è prima di tutto. Non si può skippare tutta l'animazione. Manca l'ultima. Secondo me il cliente sarà super contento. Ok, adesso possiamo montare. Mamma mia. Infatti, ha fatto 241.000 km andando dal benzinaio, non so come. Mamma mia, ragazzi, ma cos'è? Ma cos'è? Ma qui andiamo a correre qua, Need for Speed. Mamma mia. Troppo contento, sai, cliente, troppo contento. Qui no. Niente da dire. Ci vorrebbe qualche livrea, qualche cosa di più aggressivo, però non abbiamo gli strumenti ancora. Montiamo l'ultima. Ah sì, esatto, cioè, per andare al benzinaio è già tanto che io ho fatto il secondo. Guarda qui. È più veloce solo a guardarla, guarda. E cosa rimane? Niente, direi. A parte chiarire il discorso dell'olio, perché non so come si cambia. Come si fa a spurgarlo? Non lo so. Infatti, bonus lavoro 0. Vuol dire che qualcosa non ho fatto. Cioè, sarà la storia dell'olio. Spurga l'olio vecchio e metti quello nuovo. Proprio per curiosità, voglio capire come si spurga. Ma mi serve. Devo aprire qua. Vabbè, tiriamola su un attimo, dai. Bella, eh? Però mi serve giù perché dobbiamo cambiare l'olio. Ofa. Coso blu. Allora, ho capito cosa intende, sì. Allora, sto coso blu.
Ma vedo che sei esperto, quindi tu ti stai candidando come per la mia officina. Dimmi solo il nome. Però me la dà 70% il filtro dell'olio. E devo cambiare l'olio. Di controllo. Ah, ma lei la vita è giù, la vedo da lotta qui. La vita è sotto il motore. Ah, questo. Non sono io pazzo, è lui che si muove così in modo strano. Vai piano, calma. Allora. Ci sono passato sopra. Ah, coppa dell'olio. Questa. Io smonto. No, come si faceva? Quindi è cascato tutto l'olio per terra. Oddio. Vabbè, quindi l'olio l'ho tolto comunque, quindi non c'è più olio perché è caduto per terra. Quindi posso pure tirarla giù e rabboccare. Mettetelo un tutorial per la gente come me. Perfetto, possiamo richiudere, non ho capito perché. Non è che possiamo richiudere. Vabbè, stanno mai $100 di pulizia. Ciao Nick, benvenuto in officina. Se hai bisogno, problemi con l'auto, dimmi. Motorino, qualsiasi, pure biciclette, guarda. Siamo esperti. Soprattutto nel cambiare l'olio. Ah, va messo? Quindi non è un ornamento perché è bello, che è blu, che sta lì. Quindi dici che va messo. E se gli arriviamo così, che succede? Tanto lui mica lo sa. Cazzo ne frega. Ma non la rialzo, non spreco altra elettricità per alzare la macchina, mi spiace. Ci pensavo prima. Tanto non la usa per andare a benzinaio. E come spurga olio? Me l'ha fatto valere come cambio d'olio, quello il fattaccio, vediamo. Lui non mi sta dicendo niente, per lui è tutto a posto, eh. Cioè, qua è tutto verde, posso andare a ricevere i miei 1.731 dollari. Per me, mi sono fatto un pezzo da rivendere o da montare su un'altra macchina. Concludiamo ordine. Ah, dici? Dice che non la posso dare, ma come mai? Come mai? Perché? A che serve il filtro d'olio? Questo dobbiamo sprecare luce. Pignolo. Allora, andiamo. Il pisellino qua. Direi che siamo a posto, non te la posso lavare perché non c'è
non c'ho il dito pulitrice, non c'ho niente. Vabbè, stato l'altore. Comunque diamo. Ancora niente punti esperienza, ma che palle, che palle. Chissà come sono calcolati. C'è un cavalletto motori. Vabbè, ho scoperto. Ah, ecco. Capisco. Bene. Chiaro. Ma bastava dirlo, mettermi una freccia, un'indicazione, un cartello, scarica l'olio qui. Ma no. Vabbè, almeno adesso lo so. Sì, tanto basta pagare 100 dollari e pulito tutto. Qua ci sono gli scarichi, va a finire chissà dove, non importa. Buona lì. Vediamo un po' cosa c'è. Il sistema frenante ha bisogno di riparazione. No, basta freni, l'abbiamo già fatto. Problemi di freni, ma che cazzo? E che cavolo, ma che cazzo ci fate i freni? Vabbè, quello è scaduto. Sì, ora cambiano, infatti aspetto. Devo fare qualcosa di nuovo, cioè non lo so, un motore rotto, qualcosa di grosso, basta lavoretti. Questo momento non ho ordini. Il telefono squilla, già siamo in crisi. Io ho avuto l'ardore di rifiutare due ordini, adesso il telefono squilla. Bene, ora c'è. Problema dei freni. Vabbè, andate a cagare. Voi freni 265.000 km, ma vendila. Vabbè. Ah. Sì, ma infatti. Peraltro, c'è il test su strada. Magari stavolta facciamo il test dopo che abbiamo finito. Pinza del freno, modo d'ABS e pastiglie dei freni. Mai sono un esperto, quindi basta sollevare l'auto. Ho anche un parcheggio privato, comunque i soldi non mi mancano. Li mettiamo qui, la tiriamo su. Purtroppo non si può far cadere. Bisogna metterlo perché capita. Può capitare che ti cada la... che ti cada l'auto. E ci ho provato. Ma è troppo perfetto. Allora, vediamo quali sono le pinze guaste. Tra l'altro, aspetta. Ah no, le ho vendute. No, stavo già pensando di mettergli le pinze della vecchia macchina. Prendiamo sta roba qua, 1 dollaro, bene. 0 dollari. Bene. 16 dollari, 11 e 16, 0. Tanto ci sono due chiamate, vediamo. Sì, vediamo se possiamo variare un po'. Freni, freni. Chiama ragazzi. Katagiri Katsumoto, questa è la marca. Ah, ecco, c'è lo stato minimo dei pezzi. Sì, sono specializzato in freni. Se hai problemi con i freni, chiamami che facciamo qualcosa. Vediamo. Il problema è che io ho un solo ponte, quindi devo farle, ne devo fare comunque una alla volta. Ah, cazzo, mi frega. Allora. Vediamo se qua se i guasti sono qui, modalità di controllo, no, questo è ok, niente, si potrebbe fare una panoramica generale, non che debba staccare ogni volta. Allora, strumenti di controllo. Scanner OBD non ce l'ho, test di compressione non ce l'ho, misuratore elettronico, cioè neanche quello, ce l'ho anche io in casa un multimetro. Cartuccio
calibro di profondità per battiscafo non ce l'ho, non c'è un cazzo. Neanche il multimetro, sono proprio a zero. Metà di controllo, sì, quasi, quasi, quasi. C'è questo di rotto. Ah, la pompa, giusto. Mannaggia, vabbè, intanto smontiamo questo. La pompa. Pesantezza, poi smontato tutto correttamente. Comunque ormai è un esperto, ma cioè, so tutto ormai sui freni so tutto. Le pastiglie. Aspetta, quello rotto cos'è? Le pastiglie. Sì. Le pastiglie, quindi abbiamo le pastiglie da mettere qui. Poi cosa c'era? Il modulo ABS che sappiamo dov'è, devo tirarla giù. Perché forse da qua ce la faccio. O no? Vediamo se da qua ce la faccio. Non sospensioni. Non le sospensioni. Se qua ce la faccio. No, meglio tirarla giù. Cioè, magari ce la faccio, dopo vediamo. Vediamo se qua c'è l'altro pezzo rotto. Sì. Smontiamo questa. Abbiamo detto... con le pastiglie qua. Una pinza qua. Faccio stupare arrugginite. Ok. Pinza. Ciao Luna, grazie per il follow. Benvenuto. Ciao Chiara, sono diventato uno specialista di freni, quindi se hai problemi con i freni chiamami che risolvo tutto in 2 minuti. Allora, abbiamo detto le pastiglie. Sì, peraltro con Ditti Fiori che a quanto pare è molto esperto, quindi è un ottimo aiuto officina. Quindi se vuoi mettere qualcosa, se vuoi partecipare o essere il nostro primo cliente, facci sapere. Pinze e pastiglie, pinze e pastiglie. E il modulo, compriamo anche il modulo, perché ci siamo. C'è la marca. Sì, ci sono le marche, ma... Sì, ma chi... Penso che una pastiglia vanno tutte bene, no? Sì. Sì, peraltro, cioè, lo stesso in buone mani, ti possiamo fare anche delle sorprese, come ho fatto col vecchio cliente, a cui abbiamo montato delle gomme d'epoca, ma con la scritta sul battistrada lì. E quindi sembrava un po' sportiva. Una sorpresa fatta al nostro cliente che ha particolarmente apprezzato. Ha l'unica marca, quindi pastiglia, pinza. $100 mi fa il modulo o la pompa? Vale. Era il modulo, bene. Allora, andiamo qui, montiamo quello che c'è da montare. Montaggio. Quale pastiglia? Non mi ricordo. Ah sì, erano qua.
Poi questo zombazzo ogni volta. Ah, che ho fatto, ho tolto le pastiglie. Meno torta, montaggio. No, ho comprato qualcosa di sbagliato. Ho un dubbio. La pinza del freno, ma io cosa ho comprato? Perché non era al 100% la pinza che ho montato. Ah, forse l'ho montata di là, vabbè, non importa. Non importa. Controlliamo se ce l'ho ancora. No, infatti non ce l'ho. Ah sì, non importa. L'importante è che funzioni. Modulino, eccolo qua. Spero. Sì, il problema è risolto. Cioè, ok. Ah, due viti. La pompa è ok, non c'è bisogno di cambiarla. Pezzo nuovo che ti monto, guarda qua cosa ti monto. Una vista sta macchina. Ok. Vediamo perché siamo precisi. La possiamo consegnare. Bonus compiti, bonus lavoro, tutto verde, 1196, a fronte di 800 dollari spesi. Vabbè. Ok. Abbiamo un punto abilità, direi. Finalmente. Uno. Che se lì in alto me ne dà due, però qua chi me ne fa usare uno? Diventiamo più bravi. Esame della parte. No, non ho strumenti per esaminare, quindi. Miglioriamo intanto l'abitamento. Un po' più veloci. Ah, quelli in alto sono i punti spesi, non i punti che ho. Quindi ogni volta mi devo ricordare che se raggiungo il target ci avrò un punto in più. Come dite voi. E ora se chiama qualcuno. Ha detto in un giornale che la distribuzione dovrebbe essere sostituita più frequentemente di quanto raccomandato dal produttore. Anche l'olio. E vai, adesso sì, facciamo l'olio per bene. Controllali per cortesia e cambia se serve. Che però la distribuzione ha tanta roba. Allora, vai che è lucida. Ma facciamo un giretto. Facciamo a fare un giretto. Devo farlo con quella macchina. Non sono dimenticato, ricordiamoci che quando finisco qua di sistemare la macchina la vorrei provare. È una macchina. Ok, quindi il mio aiuto sufficiente sta suggerendo di fare magazzino. Potremmo farlo effettivamente e non consegnarla mai l'auto. Effettivamente potremmo farla, ci prendiamo i pezzi e.
Ci prendiamo i pezzi e poi la metto nel parcheggio. Se si ricorda, chiama, se no, pazienza. Però vediamo in che stato sono in realtà. Guardiamo che la distribuzione da cambiare, secondo voi. Vediamo davvero. Qua è tutto verde. Sono ignorante. La distribuzione non è qui. O la devo alzare. Dove cazzo sta? Vediamo che ci... Pezzo non trovato, pezzo non trovato, cioè non si sa cosa abbia la macchina. Ah, io smonto tutto allora. Potrei smontare gli sportelli. Tanto voglio sapere cos'ha la macchina. Poi parliamo di... Parliamo di altre cose. Io non capisco quando... questa cosa, il rosso, non capisco se vuol dire qualcosa. No, e qua la modalità di controllo, quindi l'esame mi dà tutto a posto. Proviamo ad alzarlo. Ah, non lo possiamo fare quello che volevo fare, niente. Non la posso parcheggiare, perché non è mia. Che pesantezza però. Beh, cambio d'olio lo possiamo fare perché ormai siamo diventati bravi. Ok, cammina tutto a posto, macchina perfetta. Fatta l'olio. Dovrebbe essere da queste parti. Ma allora ha funzionato, abbiamo cambiato l'olio. Devo mettere sotto il macchinario. Quale macchinario? Ah sì, quello sì, no, io sto cercando di capire cos'ha, perché qua mi dà tutta una serie di pezzi non trovati. Vabbè sì, comunque scarichiamo l'olio prima. Carichiamo l'olio. Usa attrezzature. Ah. Bello. Molto bello. Poi dove si smaltisce, capo? Cioè. Vabbè. Vediamo laggiù.
Perché non devo comprare uno strumento con cui capire cosa c'ha che non va. Sì, ma infatti quando si riempie poi lo buttiamo lì. Anche in bagno, cioè il water, cioè, basta che tiri l'acqua poi tutto a posto. Ok, l'olio l'abbiamo cambiato, questa volta è stato molto facile e indolore. Ho fatto due. 50 dollari? Allora, noi non sappiamo. Distribuzione. Distribuzione. Distribuiscimi. Allora, deve essere qua. Perché qua deve essere alternatore. Intende la cinghia. Devo smontare tutto. Che dire, buon motore. Questa non riusciamo a toglierla. Da che statua è? Beh, non l'ha segnato. Allora, vediamo se posso comprare degli strumenti o qualche soldino. No, sbagliato. Allestimenti interni? Questo è per lo prima. Negozio tuning. Buono queste cose. No, sbagliato. Sbagliato. Non c'è un negozio di oggetti e strumenti. Cambi personalizzati? Cambi. Giustamente. Motore. No, proviamo a smontare il motore, vediamo che succede. Al massimo lo rivendiamo, non lo so, vediamo. Allora, lo si smonta. Come si smonta? Le clip. Oh, la lascio lì, eh. Di questo sembra fin troppo invasivo come cosa, però. Ah sì. Montiamo tutto, sì. Ah, però tutto questo magari. Ok.
fare l'acqua. Cos'altro c'è, forse questi? Penso debba smontare tutti. Non esserci niente di rosso. Secondo me mi mancano gli strumenti per capire. Copertura. Non me ne fa togliere finché non posso smontare, non penso debba smontare tutto. Ah sì. Sto smontando proprio a caso. In questo momento sto smontando a caso. Ma li smontiamo. Tutto, togliamo tutto. Perché lui mi dà molti pezzi da trovare. Ecco, infatti, i bobini d'accensione sono tutte da cambiare, quindi quelle le abbiamo trovate. Non mi sa anche queste, che mi sembrano messi male. Ma come si smontano? Poi bisogna rimontare tutto. Qua non me l'ha fatto. Cosa c'è? Montando tutto. Solo per capire cosa abbia. No, meno questo no. Facciamo la smontare questa. Aperture? No, cosa c'è? Non quello. Ok.
No, ragazzi, non trovo cos'altro manca per farmi smontare tutto. Motorino? Oh. Prendo tutto, letteralmente. Sto letteralmente togliendo tutto. Alternatore? Neanche. Cos'altro posso togliere? Poi finché non tolgo la copertura. Togliamo tutto. Allora, sto cercando di capire cosa abbia la macchina e sto cercando di smontare tutto il blocco motore per la distribuzione. Non riesco a smontare sto pezzo. Non capisco cosa manca. Però abbiamo capito che le quattro bobine di accensione andavano cambiate. Adesso devo trovare le altre. Qualcosa qui che mi blocca la testata. Sì, sto smontando tutto. La lascio vuota. Non mi ha dato indicazioni, mi ha detto guardi, forse ha qualche problema, distribuzione di qua, di là. Ma il reggimotore non. Cioè, devo prima smontare il motore, immagino. Il reggimotore, quindi una cosa che regge, ma non trovo. Questo monte è l'ultimo, lo rivendo. Quanto ci faccio a fare ultimo? Tanto qua vedi tutti i pezzi che ho smontato. 19 dollari. Ah. Speriamo meglio. Prendiamo qua. Poi devo ricordarmi di montare tutto. Sì, io ho smontato un sacco di cose, non so neanche cosa ho smontato. Ciao Nico, stiamo smont sto smontando, riparando, capendo una macchina. Devo trovare cosa non va, che non c'è, il cliente non ce lo sa dire, quindi io smonto tutto.
Sì, lo so, è qua. Il problema è che non riesco a togliere la copertura, quindi c'è qualcosa che lo blocca. Che la blocca. Questi. Madonna, sono un sacco di pezzi, ma chi si ricorda? Ma si smonta tutto, dai. Ma infatti è perfetto, se ti giuri è già carico per l'officina dei player stranieri. Sì, devo smontare tutto, è un lavoro duro, è un lavoro difficile. Adesso sto smontando, vabbè, questo non serve, quindi lo togliamo. La filosofia è quella, secondo me è solo spazio sprecato. Allora, siamo riusciti a smontare qualcosa? Vai, continuiamo a smontare. Sì, dai, ce la stiamo facendo. Monta, monta. Vai, vai. Monta. Togli tutto. Dobbiamo controllare tutto. Poi dobbiamo rimontare tutto, quindi quello sta divertendo. Non si sa mai, metti che è rotto. Devo controllare. E qua, l'albero a canne è tutto arrugginito, secondo me è da cambiare. Ecco cosa vuol dire il rosso, che non posso smontare, finché non tolgo qualcos'altro. Via tutto. Ecco, tra l'altro cosa abbiamo detto? Smontiamo e rivendiamo i pezzi. Vediamo se abbiamo trovato tutto. Albero a canne, visto che avevo ragione. Albero a canne da cambiare, camme, camme. Ingranaggio da cambiare, ingranaggio. Ho dovuto smontare mezza macchina per queste cacate. Ma è quasi quasi la tiro indietro. Allora, abbiamo detto. Albero a canne, ingranaggio albero a canne. Sì, vabbè, c'è poi la marca. Ma guarda che lavoro. Pronta. Macchina pronta, prego. Non accende. Secondo me non accende, però è pronta. Allora, quali sono sti pezzi? Infatti ho smontato anche i paraurti per vedere quanto valeva. Ma non ne vale la pena, 100 dollari. Cioè. Allora, albero a camme, shoot, shoot. Cos'è shoot? Aggiungiamo distacquisti e aggiungiamo il filtro, le bobine, basta il filtro, la cinghia, dai, cos'è la cinghia? Ingranaggio. Sì, ma poi cazzo la rimonta, cioè, boh. Vediamo. Ok, allora rapidi acquisti. Ah, comoda. Albero a camme, va bene, giusto, però senza dirmi la marca. Quindi faccio per i cazzi miei. Bobina di accensione. Ma qual è? Certo,
Tra l'altro queste vanno messe all'ultimo proprio, quindi gli ultimi pezzi che andremo a montare saranno quelli. E ingranaggio. Ma io non tiro su casa, io tiro giù le macchine, letteralmente. Libertà di ingranaggio. Per me è questo. E adesso rimontiamo tutto con i pezzi nuovi. Vediamo. Modalità montaggio. Cominciamo. Io comincio a mettere questo. Via. Albero a canne nuovo, ok. Ah, che bello pulito. Siamo l'altro albero a canne. Via. Poi ci devo fare gli ingranaggi. Copertura mi sa dopo, secondo me. Ingaggio. Dai. Ok. Ingaggio. Cioè, ho dovuto smontare la macchina per andare a trovare questi pezzi, ma mi devi strapagare la vita. Vediamo, poi ho la pompa, è sempre lo stesso, devo smontare, cioè, assurdo, assurdo, per i capricci di un demente. Comunque dai, è abbastanza intuitivo, forse. Che c'è dietro per controllare una distribuzione. Il problema è che la musica c'è, ma non è tutto meno che chilling, è casino puro. Adesso la metto. No, andiamo alla radio. Ah no, forse sai che potevo uscire la... Questo non lo sapevo. Però non c'è il chilling, c'è... Questo? Funziona. Mettiamo al ritmo con la musica. Lo vuoi il colletto di scarico? Va bene. Le chicche di sti fiumi, del metalavono. Manca un pezzo. Cosa mi dimenticherò sicuro, quindi vediamo. Sì, immagina se devo mettere tutto esattamente come era prima, ma ricordarmelo io. Cioè, per me potevo rottamare.
facile, senza mouse molto facile. Cioè, che meccanico, ragazzi. Ho trovato il problema smontando tutto. Adesso rimonto senza rompere niente, forse. Non ricordavo più cose, però, non so. Non ho comprato le bobine. Modello sbagliato, e perché non me lo fai mettere? Ma che ste pignolo, ma fammelo mettere. Ma che te frega? Ah, basta che accendo. Ma porca miseria. Questo è quello più caro. Vantaggio. A me manca qualcosa. Non lo so. Non sono convinto. Ok. Cosa manca? Ah, il filtro dell'olio, che l'avevo tolto così, non so perché, ho detto magari posso uscire qualcosa. Chissà. Ci sarà tutto? No. Un lavoro da $2000, secondo me di più. Però. Ok, abbiamo fatto tutto. Ah! Chiedo scusa. Chiedo veramente scusa. Non mi ero accorto di questa piccola mancanza. Quella di prima è molto, adesso non mi ricordo come si chiama, ma è molto famosa. È quella che sono sempre a Capodanno. Almeno in America, non so perché. Ti devo mettere, ah, il motorino. Ecco, grazie Renna che è subito attiva, pronta. Infatti la metto anche nei funerali, forse. Non mi ricordo. Motorino. Non capisco questa pignoleria del motorino, ovviamente. Bene. Abbiamo finito. Prendiamo questi $2000. Valvola farfalla. Che cazzo è valvola farfalla? Ma cos'è? Cos'è la valvola farfalla? Cazzo è? Ah, questa, chiedo scusa. Ok, che altro? Coperta, l'abbiamo messo. Ma che hanno fatto, oddio. Dici? Filtro del carburante che era qui. Sarà molto buona. Ah, questo è effettivamente più visibile. Effettivamente. Ah, era ora, dai. Basta con l'estate, un po' di settembre, l'autunno, le tisane, la cioccolata calda. Harry Potter, cioè dai.
Come si rimonta la... Parabusti? Ha spuntato un attimo. Ha spuntato un secondino. Perché l'ho smontato? Ecco. Ah. Vediamo. Chiudi. Siamo pronti? Targa. Sono preso la targa? Oh, colpa mia, eh. Non me ne ero accorto. Ok. Adesso basta. Oh. Ok. Ma più difficile. Sicuramente è stata la più difficile. Come si chiama? Basta, freni. Basta, freni. Allora, sono il Roadmaster 1234, così mi chiamano su internet. Sono un maestro al volante nei giochi. Ma adesso ho comprato una vera macchina e mostrerò a quei miscredenti di cosa sono capace su una strada vera. Per favore, fa qualcosa con questi cerchi perché mi rallentano. Addirittura. Penso ci sia qualcosa che non va con il motore. Sta facendo uno strano rumore battente in gamba. Sto decidendo. Vabbè. Ah, questo qua si sente tutto Lewis Hamilton o Sebastian Vettel. Sì, sì, è. Gran corridore. Infatti, guarda che macchina che si è preso per correre. Un appunto. È un appunto cinese, un appunto bianco. Ma che c'è fatto? Devo controllare il motore o smontare tutto, scusi. No. Vabbè, sicuramente non è contento dei cerchi. Quindi dobbiamo mettere sul ponte comunque. Allora, intanto mi vado a spendere un punto abilità. Che ho. Esame della parte più veloce. No, andiamo e rimuoviamo più velocemente. Spostiamo l'auto, mettiamo sul ponte. Macchia di merda. Spero. Ma questo è un lavoraccio, perché dobbiamo cambiare i cerchioni, dobbiamo vedere cosa c'è il motore. Ma che rompi palle tu quelle le tue coste con la punto. Sì, sì, ottimo, Tokyo Drift, perfetto. Infatti sto smontando senza controllare. L'ho smontato. Poco da fa.
funzioni avevamo capito. Quindi dobbiamo avere conferma che i quattro secchioni vanno cambiati. Dato che questo qua è un tipo alternativo, cambiamo tipo di musica, vediamo cosa ci abbiamo. Ma questa com'è? La gatta che gioca. Questo è però da aperitivo, ci sta, vista l'ora. Un po' di musica da aperitivo. Yeah. Ah, prima che cambiamo i cerchioni, gli prendiamo qualcosa di aggressivo. Però ho 4 chiamate senza risposta, è un successone questo officino. Ah, perché è il tipo alternativo, è tutto Tokyo Rift, quindi con la punta. I cerchioni che ne compriamo di nuovi, visto che è uno sportivo, vediamo cosa abbiamo. Non posso ripetere. Le uniche marche vere sono Mazda e Jeep, e poi qualcosa di bello tamarro, qualcosa di brutto ma assolutamente bello. Ah ok, non ti altro. Per me sono perfetti. Sono un po' blu per il creatore. Mi piacciono tutte. Vediamo, vediamo. Sono 17. Ho fatto. Ah boh, questa non l'ho guardata. Spero di non aver sbagliato. Ma che bello. Contentissimo.
vediamo se non possiamo montarle. Equilibrare le ruote in modo che il nostro cliente non muoia a casa nostra. Ci serve uno spritz adesso. Secondo me sì, secondo me lo velo... questi qua lo velocizzano. Ah, sono belli, adesso li guardi, sembrano dei subwoofer più che altro, però sicuramente va più veloce adesso. Le montiamo, vediamo chi ha stesso. Calma. Ok, mamma mia, che meraviglia! Come fai a non andare più veloce adesso? Ma come ha pito veloce? Questo strano mi abbia chiesto non so, un colore tamarro, se niente, questo mi ha deluso un po'. Ah, ora sì, ora ci siamo. Mo, lui vuole sapere se c'è qualcosa che non va sul motore. Ho un déjà vu. Va bene, sono a posto, perché sono sopra. Sono al 60%. Mi ricorda qualcosa tutto questo. Proviamoci, dai. La testata per tutto. Abbiamo tutti questi. Prendi cinghia, perché è una delle cose da cambiare, perché... Ok,
abbastanza, non è sempre tutta amara la musica. Ma voi non lo vedete, ma il Lost Sense mi segnala con i colori cosa va e cosa non va. Ma fa qualcosa qua adesso? Perché voi non lo vedete bene. Questo giallo. Il blu è dove non fa ancora niente. Non riesco a beccare niente di troppo adesso. Comunque lui non lo finirà qua, io lo faccio fino adesso. Guarda Kira, tutto ciao, è sul Now. Quindi che ce la prende? Tu sei abbonato pure tu, quindi se vuoi imparare qualcosa su come riparare le auto. Ormai io e DST Fury siamo massimi esperti, quindi stiamo anche pensando di aprire un'officina. Allora, vediamo se c'ho tutto. Manca un ultimo pezzo che non abbiamo ancora trovato. Un occhio, qualcosa di super arrugginito. Io sto guardando il blocco perché la lucina mi dice. La lucina si colora di rosso, mi dice che è perfetto e guasto, ma adesso mi dà tutto giallo, quindi dobbiamo andare a fondo. Cosa che non volevo fare. Ah no, cioè, nel suo genere è fatto anche bene, perché c'ha super dettagliato tutti i pezzi possibili, immaginabili. Mi piace il genere, cioè, è un simulatore, quindi non fai altro che fare queste cose a volte. Però come gioco leggero per staccare un attimo magari si può anche stare. Poi se ti piace il genere, dai, un altro discorso. Musica per tamarizzata, dovrebbe essere chill out. Cambio stazione. C'è un po' di rock. Sì, era abbastanza una merda quella di prima. Montiamo tutto di nuovo. Questa volta andiamo anche più a fondo.
devo alzare. Questo gioco ti insegna, sì, un mestiere che non è quello del meccanico, ma è quello di rubare le auto, smontarle tutte e rimettere i pezzi. Quello che sto facendo adesso. Ma che non ho trovato. No, ancora l'ultimo pezzo non l'ho trovato. Musica rock. Non sembra abbastanza. Abbiamo smontato tutto, va. Qualità più uno. Per tenere più cassette completando gli ordini. Ah, non lo sapevo. Perché me le faccio? Me li vendo? Qualità più uno, quindi devo trattare bene un cliente. Ma io me li vendo, quanto costa? $85. $2000. Capo del cambio. Vabbè, è giusto, però è anche giusto capire cosa dice il mercato, cosa mi hanno regalato. Altre casse? No. Sì. Allora manca l'ultimo pezzo. Dove sarà quest'ultimo pezzo? Tutto, come si smonta il blocco motore? Come si smonta? Lo smonta tutto? Il cliente che vuole fare tutto Fast and Furious e non capisce cosa fa, non va al motore. Questo coso? Ah, l'albero. Questo coso l'albero. L'albero. Non me lo dice, devo smontarlo. Ah, ragazzi, riusciamo a smontare il motore? Ok, oh, buffo. Togliamo tutto. Ah sì, togliamo tutto, basta. Via. Non serve, non serve. Non serve. Vedi qua, non mi fa spuntare. Tu che lo sei? Modulo ABS. Che pretesto. Guarda, quello va. Aspetta, per smontare il blocco motore credo che debba caricare l'olio. Spalato tutto. Il
blu. Toglilo. Vediamo la coppa. Non so se è giusto, non so come si smonti un motore. Stiamo imparando insieme. Facciamo anche questo perché non serve, sicuramente non serve. Qua c'è qualcosa di verde, coperchio dell'altro. Bene. Poi. Perché l'asta? Via. Pone con birra. No. E altro verde. E via, smonta. Qui pezzi di ricambio per 6 generazioni. Quanti pezzi ci sono nella macchina? Scatola del cambio secondo me non serve. Tutto questo per smontare il motore, eh? All'albero di trasmissione, allora va smontato, no, non è collegato. Così. Collegato? Non sto sbagliando qua, però ormai siamo qui, calcia. E un altro. Non è finito. Non so cosa manchi per smontare il blocco. Secondo me, ma sicuramente questo. Ora c'è il blocco. Scendo giù nell'inquadratura. Montare. Sto cercando un verde disperatamente, che non siano le gomme che non mi interessano. Non credo senti lo so.
che ormai smontiamo tutto. Questo pistone non l'ho visto proprio. Sì, sì, ma a me arriviamo allo smontaggio. La musica rilassante. I clienti chiamano, io non rispondo. Avere una pistola. Vabbè ragazzi, la live è durata più di quello che pensavo. La macchina la lascio qui. Se ho voglia e tempo potrei smontare tutto. Vabbè dai, no. Vabbè ragazzi, la macchina la lasciamo qui, la punto che doveva correre per super fiammeggiante eccetera eccetera. E aspetta, dobbiamo capire cosa ha la macchina. Dobbiamo capire qual è il problema. Lui non è stato specifico, lui ci ha detto ragazzi, questo è un problema al motore. Grazie, ok, vediamo cosa si può fare, però deve aspettare. Quindi per oggi chiudiamo qui. Io vi ringrazio per essere con me, per aver scoperto un gioco abbastanza anomalo, soprattutto su console, diciamo, giochi del genere sono abbastanza anomali. E vi ricordo l'appuntamento di stasera, dovrebbe esserci, se ricordo bene, dovrebbe esserci Just Chatting con Figlia la Crema, magari qualcuno conferma. Ah no, c'è Chiaralla, scusate, ho sbagliato. Sì, c'è Chiaralla con Genshin Impact. Portiamo per la prima volta, la live sarà alle 9:30 come al solito. Basta questa musica però, mettiamola in parte. Bene, ok. Bene, vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo stasera, cioè ci vediamo noi, ci vediamo con Chiaralla stasera con Genshin Impact. Non mancate, perché sarà molto interessante, visto che è la prima volta che lo portiamo in live. Ci aggiorniamo, ricordatevi sempre dei canali social, di seguirci sui social, che proveremo un po' a rendere un po' più attivi con la ripresa dell'attività, adesso che è settembre. Cerchiamo di riprendere un po' tutto, porteremo qualche sorpresa, insomma ne parleremo poi prossimamente. Ci vediamo, un saluto a tutti, buona serata, buona cena. E a più tardi, ciao!